Gente, 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 non state lì a guardare. Se la scuola da salvare, gente, 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 non state lì a guardare. Se la scuola da salvare. Sarete sottomessi da singoli padroni, da pochi ricchi, perché non è vero che hanno fatto i tagli nella scuola solamente per risparmiare. I soldi li hanno dati nelle scuole dei privati, dove i ricchi mandano i loro figli, perché non state lì indifferenti. È il problema di tutti. Le nostre scuole non sono aziende. L'istruzione non si vende. Buonasera, buonasera a tutti. Sono un'insegnante di Catania, sono venuta qui con altri colleghi in rappresentanza del Comitato Precari Scuola di Catania. Il CSA di Catania, ovvero l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, è stato occupato dai primi di settembre per 2 mesi, notte e giorno, e continua a esserci un presidio permanente fatto da insegnanti, da collaboratori amministrativi e da tutti, anche con la partecipazione di alcuni genitori, per cercare di resistere a quello che è la distruzione della scuola pubblica messa in atto dal governo e dai suoi significativi rappresentanti, oserei dire, ovvero Gelmini Tremonti, un duetto che ha messo in atto la distruzione della scuola pubblica con dei tagli al personale, con dei tagli alle ore curriculari, e riducendo la scuola pubblica e rendendola, diciamo, assolutamente inservibile, e continuando invece a finanziare le scuole private. Noi ci opponiamo a tutto questo, noi ci opponiamo al più grande licenziamento di massa, noi ci opponiamo alla disoccupazione di tutti i precari, a quello che sarà il trasferimento del personale di ruolo da una città all'altra, e soprattutto ci opponiamo al fatto che i nostri alunni, i nostri studenti non riceveranno così una formazione adeguata, ma verranno penalizzati. Con la riforma delle superiori, il disegno dei ministri Gelmini e Tremonti sarà compiuto, si perderanno 132.000 posti di lavoro in 3 anni, le ore curriculari di tutti gli indirizzi, a partire dai licei, passando per gli istituti tecnici, per gli ITP, cioè gli istituti professionali, tutti questi istituti vedranno ridotto il loro monte ore da 40 ore settimanali fatte di laboratori, di lezioni frontali. Tutti questi istituti vedranno praticamente quasi dimezzate le loro ore, verranno sacrificate materie importantissime, i ragazzi non riceveranno una formazione adeguata. Non solo, viene allargato il numero di alunni per classi, ci ritroveremo delle classi pollaio, ovvero classi con 30-35 alunni, dove sarà praticamente impossibile fare lezione, perché i ragazzi non riescono a seguire quando sono così in numero così elevato. Tutto questo quindi a discapito della loro formazione pedagogica e culturale. Dobbiamo necessariamente bloccare la distruzione della scuola pubblica, e per fare questo noi di Catania stiamo organizzando pian piano, dal basso come si suol dire, cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica, i genitori, i colleghi, precari e non, a scioperare alla fine dell'anno. Stiamo organizzando lo sciopero degli scrutini in modo tale da creare un disservizio effettivo e far capire che la scuola pubblica va salvata, non può essere distrutta con questa riforma. Partecipate tutti, organizziamo lo sciopero degli scrutini di giugno. Ci uccidono perché non danno più un euro per le scuole, non abbiamo più neanche la carta igienica. Voi studenti che state qui passeggiando, ditelo ai vostri genitori cosa succede tutti i giorni nella scuola. Diteglielo che vi hanno messo in una classe dove non ci sono neanche i banchi, dove non ci sono le sedie, dove devi stare attento se apri la finestra, che se il vetro ti si chiude, si sbatte, ti viene addosso. Raccontate ai vostri genitori cosa sta succedendo nella scuola.
fare tutti i giorni, andiamo a lavorare con il terrore di dover chiamare un genitore e dirgli tuo figlio si è fatto male. Questa è la situazione e questi signori ci vengono a parlare di meritocrazia. La loro meritocrazia è soltanto raccomandazione di quelle peggiori della Democrazia Cristiana. Ci vogliono lecchini, ci vogliono piegati. Questi signori che scambiano la parola onore, la parola dignità, loro fanno solo la prepotenza. Vengono nelle classi, ti dicono ti manca il collega, adesso ti devi accollare altri 20 studenti. E così hai tuoi 30, ce ne hai 40 e non sai che cosa fare, perché no, la lezione non la puoi portare avanti. Stanno facendo, chiudendo le scuole qui in Calabria, 80 quest'anno, 80 scuole chiuse. La Gelmini si è scordato che la Calabria è fatta di montagne, di posti dove crollano le strade. E adesso, dopo che si è presa l'abilitazione, ci chiude le scuole. E poi c'è la faccia come il culo, lo dico, sì, la faccia come il culo, quando viene a dirci che bisogna avere il 30% degli studenti stranieri. Dopo Rosarno ci ha avuto il coraggio di dire bisogna limitare il numero degli studenti stranieri. Ma lei l'ha chiuse le scuole, non abbiamo più le scuole per i nostri figli e ci viene a parlare degli immigrati. Ci dicesse che noi dobbiamo attaccare, ci dice che dobbiamo una battaglia grandissima in Europa perché dobbiamo mettere il crocifisso nelle classi. Beh, noi attacchiamo il crocifisso e i muri crollano, questa è la realtà. Questo crocifisso non si rimane appeso da nessuna parte perché ci sono le crepe sui muri. E allora basta con questa vergogna, dobbiamo riscoprire un po' di riscatto nostro, di nostra dignità, per poter andare avanti e dire ai nostri figli: beh, i miei genitori mi hanno dato la Costituzione, i nostri genitori, i nostri nonni hanno lottato per la libertà di questo paese, per portarci la possibilità di avere un futuro. E noi, la nostra generazione, deve consegnare ai nostri figli, ai nostri nipoti, una possibilità di sviluppo e di lavoro. Noi sono 2 anni che stiamo manifestando e dicendo la nostra. E diciamoci la verità, abbiamo cominciato a imparare... abbiamo dovuto imparare amaramente cosa sanno fare loro signori. Anche i sindacati collaborazionisti, quelli che stanno appresso al ministro, quelli che gli scrivono le riforme, parlo chiaro io, sono la CGIL, la CISL, la UIL, lo SARS. Questi signori ci hanno preso in giro tutto questo tempo, hanno firmato le peggio cose e adesso magari si vengono qui a far belli e a dire: ah, noi siamo la parte nostra, sì, perché mi serve il voto. Beh, signori miei, noi abbiamo capito che così non funziona, perché noi abbiamo bisogno di lavorare e abbiamo bisogno di difendere questa nostra scuola. Beh, faremo a modo nostro, costruiremo un sindacato vero, alternativo, di base, dove la democrazia e i lavoratori siano al centro. E allora sì che sarà un'altra storia. E qui chi vuole fare di prepotente saprà che troverà una risposta di gente che ha gli attributi, va bene, e che non li usa soltanto con le donne. Vi saluto e vi ringrazio. Vi ringrazio.